recupera Evani, rovescia per Eranio, il tocco è a favore di Bianchi e ancora una volta c'è l'intervento di Gregori in fallo laterale. Donadoni, vedete in panchina, parte il cross di Evani e c'è la deviazione vincente di Vialli, ci voleva. Poco prima del quarto d'ora della ripresa si sblocca la situazione su tocco di Gianluca Vialli che porta in vantaggio la nostra nazionale. Vialli ha scelto bene il tempo, ha sfiorato il pallone di quel tanto che è stato sufficiente a mettere fuori tempo il portiere Kluet. Rivediamo il cross di Evani e osservate Vialli che sbuca a rubare il tempo a tutti gli avversari, tocca con la punta del piede, nulla da fare per Kluet, Italia in vantaggio. Abbiamo sofferto a lungo, naturalmente il fatto che la nostra nazionale sia passata in vantaggio non azzera quelle che possono essere le persone. La rovesciata di Brincat, l'impostazione ancora di Buttigieg, sbagliato il passaggio Bianchi. Signori, scatta bene, esce il portiere, signori, bravissimo, ruba il tempo a tutti e tocca d'esterno in gol. Molto molto bella questa esecuzione da parte di Signori al 18esimo. Signori, 2-0 per l'Italia, davvero una prodezza in grande coordinazione a sottolineare la sua splendida facilità di corsa. Vedete, Signori tocca in pallonetto sull'uscita del portiere Kluet ed è il 2-0. Molto bella questa esecuzione che abbiamo l'opportunità di vedere anche da questa diversa angolazione. Vedete, molto bravo Signori che conserva anche il riflesso per poi sottrarsi al pericoloso contatto con il portiere Kluet in disperata uscita. Molto bravo, presa aerea. 22 minuti della ripresa, 2-0 il risultato. Tanto c'è un fallo di mano al limite della nostra area, l'arbitro si è consultato a vista con il guardaline, calcio di rigore. Calcio di rigore per Malta, grossa sciocchezza difensiva dei nostri. Vediamo se abbiamo l'opportunità di rivedere. Espulsione ora. Espulsione per Baresi. Rivediamo il tutto. Vedete questo pallonetto. Baresi, forse era fuori area, che tocca con una mano, l'arbitro giudica questo intervento volontariamente teso a impedire una possibile segnatura all'avversario, che vedete scattava alle sue spalle, e quindi c'è l'espulsione di Baresi e la concessione di un calcio di rigore che verosimilmente non c'era. Abbiamo visto che Baresi era fuori dall'area. Comunque colpo di scena, 23esimo del secondo tempo, Malta fruisce di un calcio di rigore, l'Italia gioca in 10 contro 1. La Ferla, il capitano maltese, al tiro dagli 11 metri contro Pagliuca. Pagliuca para, poi c'è il colpo di testa sul fondo e Pagliuca, che non l'aveva mai toccata finora, si rende protagonista di questo provvidenziale intervento sul tiro dal dischetto di La Ferla. 23esimo del secondo tempo, avrebbe addirittura potuto riaprirsi questa. Albertini non aggancia, Gregori per Malta. Vella, Sherry dentro, un buon pallone, attenzione, Malta va in gol, Malta va in gol a coronamento di una bella azione corale. Malta va in gol con Gregori al 41esimo del secondo tempo e a questo punto c'è da dire meno male che La Ferla non ha trasformato il calcio di rigore, altrimenti sarebbero stati davvero guai inenarrabili.
Tra l'altro l'azione con cui è andata al gol Malta è stata veramente molto bella. Ecco che la rivediamo. Vedete, questo è Sherry. Effettua il suggerimento profondo per Busutil. Busutil mette in mezzo e Gregory depone il pallone nella porta sguarnita. Nulla da fare per Pagliuca e siamo sul 2-1. E vedete che c'è anche qualche lacrima di gioia da parte delle sostenitrici locali.